Sindaco ci siamo, a Cerni un appuntamento importante con l'enogastronomia sia per la promozione del territorio sia per la promozione dei prodotti tipici della zona. Sì, siamo arrivati a un giorno da questo, da questo importante eh, evento che ormai da alcuni anni ci vede protagonisti sul territorio eh, con un percorso enogastronomico in collaborazione con i ristoratori del territorio un percorso nel nostro centro storico, nel nostro splendido centro storico che stiamo cercando di valorizzare al meglio anche con queste iniziative. L'appuntamento di quest'anno è un appuntamento eh, importantissimo perché vede numerose le, le presenze dei ristoratori, numerose le presenze di chi in qualche modo interverrà a questa, a questa iniziativa. Ester Di Fabio, ci siamo, un doppio appuntamento con una sagra importante, enogastronomica, qui a Cerni, importante perché riguarda Cerni ma anche tutto il territorio e quindi anche un modo per valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio. Sì, sicuramente è eh, un, un evento, una manifestazione eh, che a Cerni richiama tante persone, eh, turisti e dal, dai paesi limitrofi e ogni anno infatti è un grande successo che vi portiamo con un impegno eh, grande eh, da parte della, della Proloco e di tutte le associazioni eh, che danno sempre il massimo nella riuscita di questa importante manifestazione e anche, anche quest'anno siamo sicuri che sarà all'altezza Panfilo d'Ercole a Scerni torna una manifestazione che è giunta alla sesta edizione e quali le novità per quest'anno? Quest'anno abbiamo allargato il numero degli stand perché c'è una più ampia partecipazione sia dei ristoratori che delle associazioni del paese e quindi ci saranno Diciamo nuovi piatti per i palati fini di tutti gli, diciamo, i turisti e gli avventori della manifestazione una manifestazione enogastronomica che svaria tra la tradizione tipica dell'Alto Vastese e anche Abruzzese. Sì, questo è un percorso enogastronomico. Eh, pensato proprio per valorizzare i prodotti tipici delle, di Cerni e del territorio del Vastese. Presidente, è una manifestazione che ha un metodo di pagamento tutto suo. Sì, è eh, una caratteristica questa che noi abbiamo adoperato per tutti gli anni, per tutte le edizioni. Eh, praticamente il. Eh, Cliente, diciamo, il cittadino che viene alla manifestazione, eh, cambia eh, gli euro in lumache che è la moneta della manifestazione. A fine serata, le lumache non consumate è come se ripartisse da un paese straniero: eh, fa il cambio, noi gli diamo la differenza. In, in euro per le lumache che ci restituisce, quindi tutti gli stand e tutte le, le cose vengono praticamente pagate con le lumache. Questa è una, è una tradizione proprio perché da noi eh, diciamo, le lumache siamo, eh, diciamo, ci chiamano diciamo, i giri di Cirne, quindi è una tradizione e per questo abbiamo inventato questo tipo di pagamento.